Ricordo a tutti quanti che questo webinar fa parte di un'iniziativa che come Plantic portiamo avanti da diverso tempo. Rientra all'interno di quella che viene definita la nostra Job Experience Academy e quindi questi webinar hanno una funzione di poter diffondere e divulgare conoscenza e consapevolezza di tutto quello che c'è intorno al mondo geospaziale e quindi come utilizzare le informazioni geospaziali, in particolare informazioni di tipo satellitare. Ringraziamo chiaramente anche Exelon Geospatial che ha messo a disposizione questa piattaforma per erogare questi webinar e quindi tra l'altro questo webinar sarà registrato e quindi sarà disponibile quindi per la consultazione, quindi adesso parte anche la registrazione del webinar e di conseguenza quindi coloro che poi vorranno rivedere il webinar o segnalare questa iniziativa dei colleghi possono farlo comodamente rivedendo quindi l'intero webinar così come anche gli altri che sono stati realizzati. A breve poi vi daremo anche il link di dove potete trovare la disposizione Sì, oggi del webinar. pomeriggio vi manderemo una mail con i link da cui poter scaricare sia la presentazione che il tutorial che più avanti presenteremo. Oggi è appunto il secondo appuntamento di questa esperienza che Planetech sta portando avanti in collaborazione con Hexagon Geospatial. Per chi non conoscesse Planetech è un'azienda che si occupa di rilevamento GIS ormai da più di 20 anni, oggi abbiamo anche l'onore di avere qui uno dei soci fondatori. Comunque, insomma, adesso bando alle ciance, come si dice, e passiamo alla parte più applicativa e pratica del webinar. Tra l'altro, diciamo, questo webinar oggi è concentrato proprio sul tema dell'automazione dei processi elaborativi, in particolare con gli strumenti di ERAS, quindi gli strumenti di Hexagon Geospatial, perché come diciamo, ormai è abbastanza noto, vi è una grande disponibilità di dati telerilevati sul mercato, molti di questi anche sono gratuiti, se pensiamo alla costellazione delle Sentinelle, quindi Copernicus, che ormai con i 5 satelliti già in orbita, quindi due Sentinel 1 e poi le Sentinel 2 e le Sentinel 3, ci consentono di poter acquisire, diciamo, disporre di dati su tutto il globo con una frequenza altissima, ogni 6 giorni. Tantissimo. Di conseguenza, dati sono disponibili, c'è tutto un tema però di come procurarsi questi dati, scaricarli, elaborarli e poi diciamo, poter rendere subito velocemente disponibili i contenuti informativi di questi Informazioni. dati. A questo punto un tema cruciale è riuscire ad automatizzare tutti quei processi ripetitivi per poterne, uno da un lato, ridurre i tempi di elaborazione e d'altro canto poi poter riapplicare gli stessi processi nel tempo garantendo gli stessi risultati. Sì. Quindi, Infatti, sì, ti interrompo e completo. Quindi oggi quello che stiamo vedendo è proprio come è possibile automatizzare questa catena elaborativa con gli strumenti di Hexagon Geospatial e come poi si può spostare anche questo paradigma, diciamo, che vedremo sul mondo desktop anche in un ambiente web, cioè quindi su server, in maniera tale da poter spostare poi anche tutte le nostre catene elaborative dal nostro computer anche a sistemi più complessi. qui abbiamo un esempio di un processing automatizzato, quindi vediamo quali sono gli aspetti principali da tenere in considerazione. Sicuramente come primo step è il download, quindi ci sono tool che permettono di automatizzare il download. Abbiamo visto nello scorso webinar quante informazioni ci possono regalare le immagini Sentinel. La possibilità di automatizzare il processo di download permette appunto di accelerare tutto il processo. Una volta che i dati sono stati scaricati, è necessario elaborarli. E proprio di questo parleremo oggi, cioè noi parleremo oggi di uno strumento che è integrato all'interno di Airbus Imaging, che si chiama Spatial Modeler, che permette proprio di mettere insieme delle ricette, quindi dei workflow personalizzati per elaborare il dato in modo proprio personalizzato e ripetibile. Quindi una volta che poi il dato è stato elaborato, si può andare avanti, quindi andare a estrarre le informazioni che servono e pubblicare su WebGIS o su altri strumenti.
Giusto per dare ulteriori informazioni ai partecipanti, questi webinar sono organizzati non soltanto come un canale unidirezionale, ma è possibile anche poi sottoporre delle domande a Giuseppe in questo caso, e quindi per chi volesse poi fare delle domande per poter poi avere delle risposte immediatamente, anche oggi se c'è la possibilità, o successivamente nei prossimi giorni anche in un rapporto diretto, vi segnalo che è disponibile in alto a destra, dove c'è quello punto interrogativo, la sezione QA. Quindi se volete sottoporre delle domande, vi invito a fare queste Sì. domande, sottoporre attraverso questo strumento, quindi una specie di chat, e quindi noi oggi Sì, stesso, se possiamo. al termine del webinar dedicheremo 5-10 minuti per rispondere alle domande. Io accelero perché abbiamo tante cose di cui parlare. Parlare di download automatico. Uno strumento, ad esempio, utilizzabile è il Sentinel Made Simple, uno strumento che ha sviluppato un partner di Hexagon, che si chiama G-System, un partner tedesco, che permette appunto di selezionare una zona di interesse e scaricare tutti i dati Sentinel-1 e Sentinel-2 sul proprio PC. E visto che oggi stiamo parlando di processing automatizzato, non possiamo non parlare della piattaforma Reticus, una piattaforma di Planetech di cui proprio Enzo è uno dei papà. Quindi chiedo ad Enzo di parlare di Certo. Reticus brevemente, diciamo, una spiegazione rapida Sì, della certo. piattaforma. Allora, sarò rapidissimo. Quindi Reticus mette insieme la nostra capacità sviluppata in più di 20 anni di processing di dati satellitari con la nostra capacità di implementare infrastrutture SDI per poter fare un diciamo, processing automatizzato e quindi pubblicare contenuti informativi in maniera automatica. La faccio breve, Reticus è una piattaforma che è in grado di andare direttamente sui cataloghi delle sentinelle, scaricare tutti i dati in maniera automatica, ogni volta che un dato nuovo viene aggiornato o viene inserito, il sistema lo riconosce e lo scarica, automaticamente processare diciamo, gli algoritmi di processing che sono stati caricati. In Reticus in questo momento vi sono numerosi già servizi attivi e quindi automaticamente poi a questo punto displayare e restituire il risultato che può essere sotto forma di un portale web di consultazione delle informazioni, ma anche allerta, indicatori, report, tutti quanti prodotti in modo automatico. All'interno di Reticus ci sono diverse sezioni, una sezione quella dedicata al processing di dati radar per diciamo, per la detection, il monitoraggio degli spostamenti millimetrici della superficie del suolo, e quindi questo è un servizio dedicato a questo tipo di monitoraggio. Poi abbiamo anche altre aree, una dedicata al monitoraggio delle acque marino-costiere per monitorare la qualità delle acque in maniera automatica, e anche poi un altro servizio dedicato al monitoraggio delle aree percorse dal fuoco, che tra l'altro è proprio uno Perfetto. dei temi che diciamo, andremo a vedere in questo momento. Sì. Il servizio di cui parlava Enzo si chiama Reticus Wildfire. L'abbiamo citato anche perché il cuore di Reticus Wildfire, cioè l'algoritmo, è stato interamente sviluppato all'interno dello spatial modeler. E qui adesso vi mostro un breve video in cui si vede un esempio di elaborazione all'interno dello spatial modeler. Quindi questo algoritmo poi è stato integrato in un sistema più complesso che è appunto Reticus Wildfire. Però come funziona questo algoritmo all'interno di, ad esempio, di Imagine? Scusate, ho attivato l'audio. Ok. Il modello che abbiamo sviluppato permette di elaborare due immagini Sentinel, quindi confronta due immagini, una acquisita prima dell'incendio e l'altra post-incendio. Come ho detto in precedenza, il cuore dell'algoritmo è tutto sviluppato all'interno dello spatial modeler e quindi attraverso questo modello personalizzato che è stato creato dai tecnici qui di Planetech, riusciamo a fare un confronto di due immagini e ad ottenere in modo automatico la perimetrazione, cioè le aree percorse dal fuoco. Qui il processo è finito. Adesso carichiamo il risultato, per cui abbiamo una scena, in questo caso il post-incendio, sulla quale andiamo a sovrapporre uno shapefile delle aree percorse dal fuoco. E questa elaborazione è stata tutta automatica, proprio utilizzando lo spatial modeler. Ma con lo spatial modeler è possibile automatizzare processi anche molto complessi, come anche, ad esempio, processi di elaborazione di dati SAR.
In questo esempio si vede un esempio di change detection utilizzando la coerenza di dati SAR. O anche è possibile andare ad automatizzare processi fotogrammetrici, come si vede in questo video, un'estrazione di un DEM a partire da una stereocoppia attraverso un algoritmo che si chiama semi-global matching. Quindi, attraverso lo spatial modeler si possono lavorare dati di qualsiasi tipo, cioè sia raster che vettoriali, e creare quindi workflow anche molto complessi. Adesso, quindi abbiamo fatto questa introduzione, adesso passiamo alla parte, diciamo, più didattica, in cui vedremo quali sono gli elementi interessanti dello spatial modeler, qual è l'interfaccia. Quindi, giusto per aggiungere un elemento, per chi conosce Erdas Imaging, pensa ad Erdas come uno strumento di processing di immagini, di dati radar. Però nelle ultime versioni, chiaramente adesso Erdas ha acquisito tutta una serie di funzionalità tipiche anche GIS, diciamo, e comunque all'interno dello spatial modeler noi possiamo richiamare funzionalità tipiche dei sistemi informativi geografici sui dati vettoriali. Quindi, diciamo, il processing non è soltanto dedicato all'immagine, ma è nel complesso al contenuto informativo geospaziale che si va a Sì, trattare, proprio con l'altro l'ultima strumento. versione di Erdas Imaging sono state aggiunte una serie di operatori vettoriali che dopo vedremo, che permettono di gestire molto bene tutto quello che è vettoriale, quindi shapefile o anche feature salvate su un database, e gestirne gli attributi, eccetera. Quindi abbiamo capito a cosa serve lo spatial modeler, andiamo a vedere come utilizzarlo. Ok, questa è l'interfaccia principale dello spatial modeler che per chi conosce lo strumento Erdas Imaging da tempo, si ricorderà il Model Maker. Il Model Maker è il vecchio strumento di modellazione di Erdas Imaging da cui poi è nato lo Spatial Modeler. C'erano alcune cose in comune, il Model Maker per fare cose un po' più complesse praticamente richiedeva l'utilizzo di un linguaggio che si chiamava SML, Spatial Modeling Language, che invece all'interno dello spatial modeler non è necessario utilizzare. Quindi con il nuovo è possibile fare cose anche più complesse rispetto al Model Maker in modo più semplice. Quindi all'interno di Erdas Imaging è presente una tab, un'intera toolbar che contiene tutti gli strumenti a disposizione di chi lavora con lo spatial modeler. Poi dopo, quando l'apriremo proprio il software, vedremo a cosa servono i vari strumenti. Quindi, e ci sono tutti i vari tool per gestire gli operatori, che sono appunto gli elementi di cui è composto un modello. Vado avanti così passiamo. Okay. Un modello creato con uno spatial modeler è composto da oggetti sono quelli appunto oggetti che ci permettono di importare o di esportare dati, quindi di fare degli input all'interno del nostro modello, o di fare data output. Gli operatori poi sono questo qui che vedete in verde, sono proprio gli strumenti che eseguono delle operazioni, quindi che fanno proprio eseguono degli algoritmi sui dati collegati attraverso gli oggetti. Oggetti e operatori sono collegati attraverso le connessioni. Le connessioni che sono appunto queste linee qui. Ogni operatore è caratterizzato da alcune porte, che sono, vedete questi oggettini qui a sinistra, di input a sinistra e di output. In particolare, le porte di colore appunto rosso sono le porte che devono essere necessariamente collegate, quindi per far funzionare il modello le porte rosse devono essere collegate. Andiamo a vedere che cosa possiamo gestire all'interno dello spatial modeler, quindi quali sono gli input objects. Ne abbiamo già parlato, quindi abbiamo detto che è possibile gestire veramente tantissimi formati di dati, quindi abbiamo raster, vettoriali, matrici, tabelle, scalari. Quindi sono tutti dati che possiamo importare nel nostro modello per automatizzare il processo. Con l'ultima versione sono stati aggiunti tantissimi nuovi oggetti su cui possiamo gestire veramente tantissimi dati. Un esempio molto interessante è questo, il Data Time,
per cui il nostro modello può anche essere legato diciamo, a un input di tempo, quindi una data. Quindi questo può appunto creare veramente diciamo, delle personalizzazioni molto spinte. Un altro oggetto molto interessante che è stato aggiunto quest'anno è il multi-file name input, che permette appunto di gestire più dati contemporaneamente. Anche questo in termini di automatizzazione del processo è molto, molto utile. Come appunto il modello deve avere degli input, ovviamente anche degli output che possono essere anche qui raster vettoriali, sia vettoriali, diciamo, classici shapefile che anche vettoriali database, o possiamo diciamo, semplicemente gestire con il nostro modello anche degli attributi, quindi sia raster che vettoriali, e altri oggetti simili a quelli che appunto abbiamo visto in precedenza. Un output object che veramente è molto utile è il preview, perché permette di avere subito una preview al volo di quello che stiamo facendo, quindi del processamento. Questo permette di risparmiare veramente molto tempo, perché non ho bisogno di salvare un output se non sono convinto di quello che sto facendo, ma posso vedere a quel punto, in quel punto del modello, che cosa, cioè, qual è il mio output. Allo stesso modo, diciamo, altri operatori molto utili sono ad esempio l'operatore per la creazione di un GeoPDF, quindi posso creare un workflow automatico che mi crea in automatico un GeoPDF in uscita e così via. Qui diciamo, facciamo una carrellata molto rapida, poi dopo nelle esercitazioni che faremo diciamo, nella demo che vi presenterò diciamo, più avanti sarà più facile capire anche l'utilizzo di questi Quindi diciamo, operatori. attraverso questa opportunità che ci viene messa a disposizione possiamo costruire l'applicazione dall'inizio alla fine, dalla ricerca del dato fino a produrre l'output finale, la mappa, in un formato utile per fare l'applicazione. Utilizzando, diciamo, ad esempio una configurazione che mi viene in mente, diciamo, sarebbe abbinare lo strumento Sentinel Made Simple di cui abbiamo parlato prima, che ti permette di scaricare il dato, allo Spatial Modeler. E quindi questo, diciamo, è un modello fatto nello Spatial Modeler. Questo ti permetterebbe, diciamo, senza muovere un dito, di avere in ogni momento dei dati aggiornati, già elaborati. All'interno dello Spatial Model c'è un pannello, che si chiama Operators Panel, in cui sono presenti tutti gli operatori diciamo, disponibili all'interno dello Spatial Model, operatori che sono suddivisi in categorie. Come abbiamo detto, ogni operatore va a definire quello che è l'azione che diciamo, andiamo, quindi quello che è l'elaborazione sul dato. È possibile semplicemente trascinare un operatore all'interno dell'ambiente di modellazione con un drag and drop semplice. E poi, ovviamente, gli operatori vanno collegati attraverso le connessioni. Questa slide l'ho inserita perché appunto mi piaceva comunicare questo aspetto qui. Con la nuova versione, diciamo, Imaging 2016, che è stata rilasciata da poco, c'è stato un notevole aumento degli operatori a disposizione. Quindi pensate che ci sono praticamente più di 120 nuovi operatori all'interno dello Spatial Modeler. Perché questo? Perché, come poi, diciamo, verrà mostrato anche più avanti all'interno della presentazione, lo Spatial Modeler è uno strumento chiave all'interno, diciamo, della piattaforma Hexagon Geospatio, perché viene utilizzato in diversi modi e anche diciamo, associato a diversi software. Saluto Massimo Zotti che si è appena affacciato nella stanza in maniera No. furtiva, non voleva farsi. Sì, chi non mi conosce deve dire da chi ci hanno parlato. No, è troppo tardi. Ok. Qui, diciamo, per capire un po' quali sono le operazioni disponibili, gli operatori disponibili all'interno dello Spatial Modeler, ho fatto, diciamo, una breve carrellata e dirò semplicemente poche parole su ogni categoria per avere in mente, cioè per capire che cosa si può fare con lo Spatial Modeler. Quindi, sono in ordine alfabetico, quindi come le trovate qui, le trovate anche all'interno diciamo, della piattaforma, all'interno di Magic. Gli strumenti di analisi permettono di fare appunto, ad esempio,
filtri di convoluzione, operazioni come ad esempio il clamp, le linee, tutte operazioni diciamo, che possono essere utili ad esempio in una classificazione, eccetera. Attribute permette di gestire attributi, in questo caso attributi raster. Poi abbiamo gli operatori bitwise che permettono di eseguire operazioni logiche sul singolo bit. Poi ci sono le operazioni booleane, le classiche AND, OR, NOT, che praticamente confrontano permettono di operare su più due input e avere un risultato in funzione dell'operazione logica eseguita. Classificazione, appunto, strumenti per operatori per fare classificazione non supervisionata. E ho anche inserito all'interno della slide quali sono gli operatori che sono stati aggiunti con la versione 2016 del software. Andiamo avanti. Colori permettono di gestire tutto quello che è la visualizzazione, quindi importare delle rampe di colori, eccetera. Non vado adesso troppo nel dettaglio. Conditional è molto importante, la categoria conditional è molto importante per gestire il flusso all'interno di un contesto complesso. Quindi vado a definire delle condizioni, ad esempio se questo attributo ha questo valore, fai questo, altrimenti fai quest'altro. Cioè, sono tutte cose che diciamo, permettono di automatizzare molto il processo. All'interno della categoria invece data generation ci sono tantissimi operatori che permettono di ottimizzare il processo di produzione di dati, quindi output. Andiamo avanti, dictionary permettono di gestire. Ad esempio, faccio un esempio pratico per essere più chiaro. Ho un file di testo in cui sono presenti dei metadati, quindi dei valori, un file di testo in cui ci sono anche valori alfanumerici. Con questo operatore posso andare a leggere all'interno di un file di testo un valore. Distanza, quindi operatori distance permettono di fare operazioni simili a quelle buffer, diciamo, per il vettoriale, per il raster. Enhancement sono operatori che permettono di fare delle, diciamo, correzioni radiometriche, tra virgolette, al volo, quindi speditive. Features sono proprio quegli operatori di cui parlavamo prima, che sono veramente utili, che sono operatori che sono stati mutuati dal software GeoMedia, software GIS, e appunto permettono di fare tutta una serie di operazioni classiche GIS, quindi buffer, filtri spaziali, query, eccetera. Quindi andare a gestire e a interrogare gli shapefile, ad esempio, e a gestirne anche gli attributi, aggiornare l'attributo, eccetera. FileName permette di gestire i nomi dei file, quindi di andare, ad esempio, a rinominare un file di output secondo un nome che definisco io già prima, diciamo, del processo, per cui diciamo, servono molto per automatizzare. Flow control per gestire il flusso, quindi sempre simile a quello di prima per, diciamo, imporre delle condizioni. Focal sono operazioni diciamo, diciamo, per chi lavora con il raster conosce molto bene, sono quelle operazioni diciamo, a finestra mobile, in cui diciamo, il calcolo che viene fatto su un pixel dipende dal valore dei pixel adiacenti. Sono molto utili per fare filtri, eccetera. Poi questo genera, diciamo, cioè, ci sono una serie di operatori che fanno diverse cose. Gli operatori possono essere anche ripetuti all'interno delle categorie. Poi abbiamo Global, che permette invece, dato un raster, di ricavare delle statistiche appunto globali, cioè che considerano tutti i pixel del raster. Interpolation permette di fare un'interpolazione partendo dai dati shapefile, quindi da un vettoriale. Operatori di categoria list permettono di gestire delle liste, quindi delle stringhe con più valori. Vado avanti così, diciamo, non voglio togliere spazio alla parte pratica. In questa slide ci sono molto importanti, sono quelli gli operatori della categoria path names, che permette appunto di gestire la creazione di nuove cartelle, di gestire il percorso dei file, quindi in termini di automazione sono molto importanti. E la categoria fotogrammetri, che è stato aggiunto appunto quest'anno, che permette di automatizzare processi anche molto complessi, come ad esempio anche l'ortorettifica, utilizzando gli RFC, quindi diciamo il modello RFC di un sensore, permette praticamente di ortorettificare o anche di estrarre un DEM da una storia POC in modo automatico. Accanto, quindi a destra, all'interno della slide, abbiamo invece la categoria Point Cloud, che permette di gestire i dati leader, ad esempio, o anche nuvole di punti fotogrammetriche.
Vado avanti. Operatore Python, dopo vedremo come il linguaggio Python interagisce con lo spazio modello e viceversa, quindi come possiamo utilizzare Python per arricchire ancora di più i nostri modelli. Molto importante, è stata arricchita molto nel 2016, la parte radar. Con la parte radar, come abbiamo visto prima nel video, si possono ad esempio automatizzare processi di change detection, quindi fare dei workflow personalizzati di change detection. Anche su immagini radar. Anche su immagini radar, sì. Quindi sono. Ok, questo va avanti. Un'altra categoria utile è questa qui, Surface, che permette di ricavare informazioni da un modello digitale del terreno, quindi pendenza e così via. E un'altra categoria che invece appunto ci tengo a nominare, questa zona, che permette di fare che cosa? Io ho un raster e uno shapefile, immaginiamo ad esempio un raster su tutta la Sicilia e uno shapefile delle province. Con gli operatori zona posso andare a fare a calcolare delle statistiche considerando i perimetri delle varie province, cioè lui fa delle operazioni di tipo zona, quindi ricava statistiche sul raster tenendo conto i perimetri che sono presenti nello shapefile. Ok, abbiamo. Quindi diciamo, da quello che abbiamo visto, sicuramente gli strumenti adesso per poter automatizzare i processi sono disponibili, cioè abbiamo visto un numero imprecisato diciamo, di Sono funzionalità, 400, sono sì. circa 400. Quindi da questo punto di vista il grosso problema è mettersi sullo strumento, provare ad utilizzare e acquisire quella manualità. Sì. Per questo motivo, quindi adesso la seconda parte di questo intervento, diciamo, è proprio, credo, una parte più dedicata proprio a come si va a costruire operativamente, perché già qualche collega che sta seguendo il webinar ce l'ha già chiesto, se ci sarà qualche esempio pratico. In effetti adesso vedremo come praticamente, nella seconda parte del webinar, come praticamente si può andare realmente a costruire un workflow e quindi i risultati che si Sì. ottengono. A tutti i partecipanti del webinar sarà inviato oggi pomeriggio un tutorial, che è proprio un tutorial per iniziare con lo spatial model, però ci sono anche modelli molto evoluti, poi vedremo insomma, che possono essere lanciati direttamente. Qui vado, diciamo, veloce su queste slide. In questa slide si fa vedere come è possibile andare a lanciare, quindi ad eseguire un modello. Ci sono varie possibilità. Un altro aspetto molto interessante dello spatial model è che la preview, cioè l'immagine che io vado a vedere come preview, posso, diciamo, mi permette anche di fare un enhancement al volo attraverso questo strumento che si chiama ImageChain. Comunque adesso lo vediamo al volo. Un'altra cosa che appunto ci vogliamo sottolineare è come lo spatial model interagisce con Python. È possibile creare dei modelli scrivendoli direttamente in Python. Perché praticamente quando viene installato Imagine è possibile installare alcune librerie di ADAS Imagine in Python, oppure è possibile all'interno di uno script Python andare a richiamare un modello creato con lo spatial modeler. O come ultima opzione, attraverso è possibile diciamo, embeddare, come si dice diciamo, in inglese, un operatore, uno script di Python all'interno di uno spatial modeler. Quindi praticamente se abbiamo già dei nostri algoritmi, dei nostri processi che lavorano già, che sono stati già costruiti, possono diventare un qualcosa che noi richiamiamo dall'esterno, poi ne prendiamo i risultati e andiamo avanti con il Sì, workflow. Quindi sì. questo è molto utile perché ci consente di valorizzare già gli investimenti fatti in automazione di processi, Sì. però fatti in ambienti differenti. Ok. Quanto tempo abbiamo? Hai mezz'ora. Mezzo. Ok. Allora, finiamo, diciamo, con qualche altra slide, la parte introduttiva. Ci tenevo, diciamo, a darvi tutte le informazioni, delle potenzialità dello spatial model, in modo tale che poi quando, diciamo, andrete a rifare tutti gli esercizi che vi mostrerò, avete anche, diciamo, in mente tutte le varie possibilità. Uno strumento disponibile all'interno appunto della piattaforma Hexagon Geospatial è questo Watch Bucket, che è stato sviluppato da poco, per cui diciamo, non abbiamo ancora testato, però come funziona? Il Watch Bucket è stato sviluppato con Python da uno sviluppatore di Hexagon Geospatial. Permette praticamente di monitorare una cartella. Quindi tu gli dici, guarda, vai a monitorare una cartella e ogni qualvolta
un dato di un certo formato viene aggiunto in quella cartella, esegui, utilizzando quel dato, un modello dello spatial model, quindi una, diciamo, una ricetta, un modello fatto con lo spatial model. Per cui, diciamo, in una catena ipotetica, diciamo, di automazione, io ho il download automatico, i dati mi finiscono in un repository che viene monitorato, diciamo, da strumenti tipo questo, e poi eseguo il Certo. workflow fatto con lo spatial model. Quindi se c'è uno strumento che va a scaricarsi i dati dalle sentinelle, li metti in una cartella, questo strumento consente di lanciare il workflow tutte le volte che una nuova immagine Sì, è stata salvata nella certo, cartella, sì. per Un altro aspetto interessante dello spatial modeler è che anche aziende partner di Hexagon Geospatial stanno sviluppando, utilizzando lo spatial modeler, altri, diciamo, add-on di Airdrop Imaging. Probabilmente alcuni di voi si ricorderanno Imaging UAB, che è un add-on di Airdrop Imaging che permette di praticamente gestire dati da drone e ricavare il mosaico, una nuvola di punti è un DEM, quindi vi prende le immagini grezze e le lavora. Questo strumento è stato sviluppato con lo spatial modeler e quindi chi diciamo, utilizza lo spatial, l'Imaging UAB ha anche accesso al modellino e quindi può personalizzarlo. Un altro aspetto sicuramente utile diciamo, da citare è questo, che è un aspetto chiave, diciamo, all'interno della piattaforma Hexagon. I modelli, quindi tutti i workflow che sono stati creati all'interno dello spatial modeler, possono essere poi trasformati in web services, cioè in algoritmi che posso andare ad utilizzare sul browser, cioè che un utente può andare a richiamare su un browser web, quindi tu hai sul web diciamo, la possibilità di elaborare le immagini utilizzando appunto i web services. E diciamo, proprio con questa stessa diciamo, filosofia, quindi il fatto che un modello creato in Imaging può essere trasformato in un servizio web, che si fonda diciamo, la possibilità, cioè si fonda la tecnologia delle smart map, che è una piattaforma sul cloud che permette di realizzare le applicazioni web in modo semplice, quindi permette di elaborare tutto sul cloud i dati, e anche qui, diciamo, chi utilizza Airdrop Imaging, una volta che ha costruito il suo workflow all'interno dello spatial modeler, può, attraverso questo pulsante qua, upload to smart map, può pubblicarlo sul web e quindi utilizzarlo all'interno di Map Studio per creare delle applicazioni, diciamo, al volo. Vi faccio vedere questo video. Questa qua è un'applicazione web, quindi una smart map che è stata costruita con Map Studio, quindi questo strumento cloud di Hexagon Geospatial. Qui, all'interno di Map Studio, abbiamo caricato lo stesso algoritmo che abbiamo visto all'inizio della presentazione, quindi quello di Wildfire per la perimetrazione dell'area percorsa dal fuoco, però questo algoritmo in questo caso sta lavorando su un browser web. E quindi in termini di automazione anche sul cloud, diciamo, le potenzialità sono molto elevate. Qui il processo è sempre lo stesso, ho caricato le due immagini, immagini di partenza e immagini, cioè prima dell'incendio e post-incendio, e la smart map mi pubblica in modo automatico le aree percorse dal fuoco. Ok, direi che possiamo passare alla parte più applicativa, quindi vi faccio vedere al volo l'indice del tutorial che abbiamo realizzato. Un secondo. Allora, che cosa è presentato in questo tutorial? Si parte da zero, quindi chi non ha utilizzato mai lo spatial model verrà guidato all'interno della costruzione di alcuni modelli semplici, come ad esempio i modelli NDVI. Poi
All'interno sempre del tutorial verrà spiegato e sempre passo passo dimostrato come è possibile trasformare un modello realizzato nello spatial modeler in un pulsante di address image, quindi un pulsante personalizzato. Un'altra parte interessante fa vedere come all'interno di Atlas Imaging ci sono tantissimi modelli già realizzati che è possibile, diciamo, con qualche trucchetto andare a copiare e poi magari personalizzare. E lo stesso sono disponibili sul web, su tantissimi siti sia della Hexagon Geospatial che di Partner, tra poco anche Planetech avrà il suo sito, con tantissimi modellini già pronti che è possibile semplicemente scaricare e utilizzare. Ok, quindi facciamo, io adesso diciamo, ripercorrerò in modo rapido gli stessi passaggi che poi saranno fatti diciamo, quando andrete a rifare il tutorial, parto proprio da zero. Quindi come si fa? In Imaging, da File, New, Spatial Model Editor e si apre questa interfaccia qui, che è appunto quella dello spatial modeler. Vedete qui selezionando spatial modeler c'è tutta diciamo, la toolbar. Come vi ho detto prima, qui abbiamo una lista di tutti gli operatori disponibili. E vediamo ad esempio come creare un semplice modellino, un NDVI. Questo esempio è uno degli esempi che è all'interno del tutorial, quindi. Sì, è lo stesso esempio che è fatto nel tutorial, solo che nel tutorial è fatto con dati Sentinel. In questo caso lo faremo con un dato Lancer, semplicemente per questione di tempo, perché i dati Sentinel sono molto pesanti. Andiamo, quindi vediamo un po'. Qui all'interno diciamo, del panel operator è possibile andare a ricercare un operatore. Quindi scrivendo il nome, lui mi fa vedere qual è l'operatore che sto cercando. Siccome dobbiamo fare un import, quindi andare a inserire all'interno del modello un raster input. Ok. Poi conoscerete sicuramente diciamo, l'indice NDVI che ha questa formula qui, quindi utilizza praticamente la banda del vicino infrarosso e del rosso e diciamo, ci dà un'informazione sullo stato di salute delle piante e altro. Andiamo a vedere come costruirlo all'interno dello spatial modeler. Ho bisogno di il dato che utilizzerò è questo qua, ve lo faccio vedere così è semplice capire. E utilizzerò queste immagini qui, che è un'immagine, una Landsat 8, che ha queste bande. Adesso vediamo quante bande. Sono praticamente 7 bande in questo caso, e le bande che a noi interessano sono la banda 4 del rosso e la banda 5 del vicino infrarosso. Questo lo chiudo, vado quindi a prendere un operatore che mi permette di andare a selezionare la banda. Quindi band selection, ho aggiunto il primo operatore, posso andare a copiarlo semplicemente con copy o anche con Ctrl-C, Ctrl-V e poi collego il raster in uscita. A questo. Ok, adesso andiamo a fare la formula che ci interessa, quindi nir meno red, nir più red. Abbiamo bisogno quindi di un operatore di sottrazione, subtract, e un operatore di addizione. Vado quindi a fare nir meno red, ok. Come facciamo a selezionare la banda che a noi interessa? Abbiamo detto che la banda del rosso è la banda 4. Selezionando un operatore mi compare qui in basso a destra una tabella con le proprietà dell'operatore. In questo spazio qui, values, posso andare a definire il numero della banda, quindi la banda 4. In questo caso è per la banda del NIR la banda 5. Ok. Per, diciamo, avere anche una memoria, quindi per ricordarmi in modo più semplice,
quale bando sto utilizzando, posso andare a rinominare un operatore, quindi lo chiamo red band. Quest'altro lo rinomino invece nir band. Ok, andiamo quindi a fare nir-red, quindi nir-red, red più nir, tanto è uguale, e poi andiamo a dividere. Ok, quindi vado con l'operatore divide. E vado quindi a collegare i due input. Su ogni operatore è possibile, diciamo, se magari non ci ricordiamo che cosa fa o eccetera, è possibile andare a cliccare su operator help e automaticamente si apre l'help di Adas Imaging in cui ci fa vedere a cosa serve quell'operatore. In questo caso vediamo che se ci fa vedere se un input è integer, anche l'output sarà integer. I dati che abbiamo importato sono di tipo integer, però i valori dell'indice NDVI hanno una virgola, per cui abbiamo bisogno che il dato sia di tipo float. Per cui praticamente andiamo ad inserire un operatore che si chiama float, che ci trasforma, prima di andare a dividere, le due bande in valori di tipo float. Quindi sopra al numeratore la sottrazione e al denominatore la somma. Ok. Va bene così. Una volta che abbiamo realizzato il modello, come lo salviamo? Su File, clicchiamo Save As, Spatial Model As, e lo chiamo NDVI. Come vedete, i modelli creati con lo Spatial Model hanno questa estensione GMDX. Quindi in questo caso adesso il modello sarà salvato. Possiamo, diciamo, essere sicuri che lo abbiamo sempre a disposizione. Come dicevo prima, con lo special model non dobbiamo per forza, diciamo, produrre subito un risultato. Ad esempio, se noi in questo caso vogliamo sapere se ha funzionato tutto bene, io posso andare a dirgli ok, run just this, quindi soltanto questo operatore qua. E adesso vediamo. Ho fatto un esempio subito al volo, qui abbiamo subito un errore. Perché? Perché il modello non ha l'input. Io vado quindi a dare l'input e gli dico, cliccando sulla porta, quale immagine prende? Prendo questa qua, l'immagine Landsat che abbiamo aperto prima. Ok, adesso riprovo. E è andato tutto bene. Infatti vedete che quando praticamente un operatore viene lavorato correttamente, ci sono una spunta verde. Quando invece al contrario, diciamo come prima, è sbagliato, c'è cioè il rosso. Se vogliamo andare, diciamo, a ripulire i risultati, basta selezionare e fare clear, diciamo, results. Poi, un operatore molto utile è questo qui, la preview, che ci permette di visualizzare subito il risultato, senza andare a salvare nessun output. Quindi, clicco su preview. Lui ha calcolato, diciamo, l'NDVI. Una cosa molto interessante che, appunto, di cui prima vi ho parlato è che la preview dello Spatial Modeler può essere, diciamo, elaborata, può essere anche, cioè possiamo fare uno stretching al volo. Ad esempio, io voglio cambiare il colore, quindi andare a vedere in pseudocolori, cerco pseudocolori, e vado a scegliere il colore che preferisco. Ad esempio questo. Quindi vedete com'è possibile, diciamo, qui non ho ancora salvato nessun output, semplicemente sto lavorando in preview. Posso ad esempio utilizzare un pannello di stretching per andare a gestire ad esempio con vari algoritmi lo stretching e fare quello che si chiama live update, cioè quando io zoomo, lui automaticamente mi aggiorna lo stretching dell'immagine in funzione dell'estensione dell'area visualizzata. Ok, quindi questo l'abbiamo visto. E però noi vogliamo salvare il risultato a questo punto. Come facciamo? Con raster output, un operatore che appunto ci permette di salvare il risultato. Tutto ovviamente quello di prima resta uguale. Qui ho, vedete, due porte.
Qui gli devo dire il tipo di pixel, siccome sono dati con la virgola, gli dico float. E qui, cliccando sulla porta, gli dico come vogliamo chiamare questa immagine. Io scrivo Landsat Webinar. Sarà salvato in formato IMG, posso scegliere i vari tipi di formato. A questo punto posso fare run justice e lui mi salverà l'output. Vedete come avanza il processamento, adesso sta facendo le piramidi e viene salvato. Quindi una volta che il risultato è stato prodotto posso andare a caricarlo. Adesso vedete, ho qui il dato, questo non c'ha le piramidi, le creiamo ed è stato elaborato. Quindi posso anche andare a vedere il valore, diciamo, dell'indice NDVI. Ok, quindi siamo arrivati a questo punto. Abbiamo detto però che noi vogliamo trasformare questo modellino in, diciamo, in un tool, cioè in un pulsante di ADS Image. Come facciamo? Utilizziamo per fare questo degli operatori che si chiamano porte, in particolare port input. Adesso vedete che succede. Io ho introdotto questo operatore port input, ne aggiungo anche un altro. E li aggiungo dove ho dato prima il nome dei file in uscita e in ingresso. Vado a rinominarli, Landsat e rinomino. Allora, ho aggiunto anche le porte. Che succede adesso? Che salviamo il modello, giusto per sicurezza. Se adesso faccio una preview, quindi clicco su preview, vedete che succede. Si è automaticamente, in modo molto semplice, creata questa, diciamo, una piccola GUI, un'interfaccia del tool, che mi dice, ok, quale immagine vuoi come input? Questa qua, quella di prima sempre. E come la chiamiamo? Landsat Webinar 2. Ok, lui è sempre una preview, quindi mi deve semplicemente visualizzare la preview come prima. Quindi avete visto come con veramente due, diciamo, con due operatori molto semplici ho creato un'interfaccia. Ok, adesso io voglio però trasformarla proprio in un bottoncino. Quindi qui vedete, se non seleziono, diciamo, nessun operatore, da operator info, cioè questo pannello qua, praticamente se seleziono un operatore, le informazioni sono legate a quell'operatore. Se non ne seleziono, diciamo, nessuno, sono legate a tutto il modello. Lo chiamo Landsat Webinar e gli do anche un'icona. Voglio associare un'icona. Io ce l'ho salvata sul desktop. E la salviamo qui. Le icone sono in formato .ico, sono anche associate diciamo, sono presenti nella cartella del dataset. Una volta che ho associato sia le porte che l'icona al modello, posso salvarlo. Quindi il modello adesso è stato salvato. E vediamo come facciamo per aggiungerlo all'interno di una, diciamo, tab di ADS Image. Ci sono diverse modalità, quella più, diciamo, veloce, questa qua, col tasto destro sul tab faccio Customize Ribbon e gli dico, guarda, aggiungimi il tab, questo My Workflow, diciamo, con i tool personalizzati. Una volta che ho selezionato questo My Workflow, posso fare Add Button. E gli do proprio il modellino che abbiamo creato adesso. Quindi vedete adesso in ADS Image è stato creato questo, diciamo, questo pulsantino e se io chiudo
diciamo, lo spatial modeler e sono semplicemente in imaging, posso cliccare e mi aprirà, diciamo, la stessa interfaccia di prima. Quindi abbiamo visto questo, diciamo, questa procedura è possibile quindi, diciamo, anche capire come il modello si può fare che una persona magari può costruire il modello, ma il modello può essere utilizzato poi da chiunque, nel senso basta avere l'input e l'output. Un'altra cosa molto, un altro modello all'interno del tutorial viene presentata anche un'altra cosa. Se io, ad esempio, carico un'immagine all'interno di Imagine e vado negli strumenti, cioè nel tab raster e poi unsupervised indices. Chi conosce, diciamo, Imagine sa che qui possono essere, diciamo, costruiti in modo, diciamo, tradizionale gli indici, per cui io praticamente scelgo l'indice, input e output. E lui me lo fa al volo. Se io voglio però vedere il modello di questo, diciamo, di questo indice, posso vederlo. Facciamo un esempio, ad esempio con questo modello qua, che vedete è una formula molto complessa. Basta cliccare su View e lui automaticamente mi apre il modello che io posso andare a salvare, diciamo, in una cartella mia. E quindi andare a rielaborare. Allo stesso modo, sono presenti tantissimi altri modelli di Imagine, e nel tutorial viene descritto come andare a recuperarli tutti, quindi come andare a utilizzarli. Un'ultima cosa che voglio mostrare al volo è questa qua. All'interno del tutorial, in questa sezione qui, Anche se stiamo scrollando, ti sto lasciando qualche tempo, qualche minuto, perché vedo che ok, sono tutti quanti presenti e quindi quello che stai dicendo evidentemente trova interesse. allora, qui nella pagina 34 del tutorial ci sarà questo, diciamo, paragrafo: utilizzo guidato di alcuni modelli più evoluti. Allora, che cosa abbiamo? Avrete nel dataset un modello che è stato costruito qui in Planet, e potrete semplicemente utilizzare il modello. I più volenterosi andranno magari a studiarselo per capire come alcune cose sono state fatte, quindi perché è così che si imparano poi, diciamo, come diciamo i classici in tutti i software GIS o di Remote Sensing, solo la pratica che poi permette di imparare. Vado quindi a caricare questo modello che si chiama Sentinel Subset. Perché è stato realizzato questo modello? Che cosa fa? Le immagini di Sentinel sono molto grandi. E qui a volte, diciamo, a me interessa semplicemente una zona di interesse, un comune ad esempio, o una provincia. Il modello praticamente che cosa fa? Lo vediamo così è più facile. Io clicco solo su preview al momento, così diciamo, anche qui sono state messe, diciamo, le porte. Abbiamo quattro porte. In una selezioniamo il dato Sentinel, quindi. Per chi ha seguito il tutorial sa che cosa sto facendo, per chi non l'ha seguito, diciamo, può richiedere di ricevere anche il vecchio tutorial, così per gestire le immagini Sentinel. Comunque è molto semplice, con il tutorial viene anche, diciamo, riportato alcune informazioni. Quindi adesso seleziono un'immagine Sentinel, gli dico: guarda, i risultati me li metto in questa cartella, Team Maldera. Per andare a fare il subset abbiamo utilizzato uno shapefile. Io in questo caso ho utilizzato uno shapefile scaricato dal sito dell'Istat in cui ci sono tutti i limiti amministrativi al 2015. Siccome voglio lavorare su un comune specifico, faccio una query, un linguaggio molto semplice, comune uguale, diciamo, il classico linguaggio, diciamo, per fare le query nel GIS, okay, e si chiama Trani. Cioè il comune su cui abbiamo fatto il salto è Trani. Adesso lanciamo la preview così, diciamo, lo vediamo al volo. Il modello adesso, diciamo, sta caricando. E qui lui si prende il dato, diciamo, come è stato scaricato, il punto SAFE di Sentinel, e mi fa automaticamente un subset, mi permette di lavorare, diciamo, in modo più rapido. Tra l'altro, diciamo, ci scrivono sulla chat che
è molto apprezzato questo modo di lavorare anche con drag and drop, quindi diciamo, rende tutto molto più veloce, più intuitivo rispetto ai metodi tradizionali, diciamo, di Sì, diciamo che implementazione. io lo special model è molto, cioè io sono un po' innamorato dello special model, diciamo, perché Vede. c'ha qualcosa, diciamo, di, non dico artigianale, però cioè, ci devi mettere un po' di tuo, e quindi crei delle cose personalizzate, uno strumento che fa quello che vuoi tu, con tutte le potenzialità, diciamo, di Andassi Magic. In questo caso, cioè, Hai adesso 4 minuti. stiamo vedendo una preview. Questo, diciamo, è il limite amministrativo del comune di Trani, giusto per conferma, carico la base map OpenStreetMap. Quindi vedete come effettivamente, diciamo, ha tagliato tutto, diciamo, quello che non interessava. OpenStreetMap lo sto prendendo come servizio. OpenStreetMap, sì, questa è una possibilità che avete qui in base map nella home. E si possono aggiungere sì, diversi diciamo, layer di base, OpenStreetMap, Bing, eccetera. Ok, io direi che diciamo, come parte applicativa abbiamo visto le cose principali, nel tutorial ci sono anche cose anche, diciamo, interessanti. Una cosa che voglio farvi vedere è questa. All'interno del tutorial ho messo diciamo, questo elenco di librerie, di modelli già realizzati, come quello che abbiamo utilizzato, che semplicemente è possibile, diciamo, andare a lanciare, come ho fatto io adesso, andare anche a customizzare. Ad esempio, sul sito di Hexagon abbiamo tutti questi modellini che è possibile andare a scaricare. Cioè, ti ho spiegato che cosa fa il modellino, c'è una preview. E poi qua fai download models e lui me lo scarica. Bisogna, diciamo, registrarsi sul sito, io sono registrato. E niente, quindi, e oltre a quello, diciamo, di Hexagon, ci sono tanti altri siti, come ad esempio un sito della Sterling Geo, che è un partner, questo era per il download, comunque al momento non interessa, avete... Allora, ok. Qui ad esempio c'è un'altra libreria in cui ci sono tantissimi altri modelli già realizzati, ad esempio c'è questo per la rimozione delle nuvole dai dati Sentinel-2 e altri, quindi questo è molto utile anche da un punto di vista diciamo, didattico perché in questo modo scarichiamo un modello, ce lo studiamo, capiamo come altri hanno fatto quelle cose e le rifacciamo. Un'altra risorsa molto utile è questa qui, ci sono dei videocorsi sullo Spatial Modeler. Sul sito di Hexagon Geospatial c'è una community che è gratuita e ci si accede semplicemente andandosi a registrare. Qui ci sono dei video che appunto fanno vedere una serie di cose sullo Spatial Modeler. A breve avremo sul sito di Planetech una pagina con i modelli realizzati da noi. Quindi, diciamo, come parte applicativa io ho terminato. Io direi che su questa parte siamo già ormai arrivati alla fine e abbiamo anche dato più o meno le risposte alle domande e ai quesiti che sono andati online, di conseguenza da questo punto di vista credo che abbiamo abbastanza centrato l'obiettivo. Probabilmente c'è da anche mettere in evidenza che il webinar di oggi fa parte di una serie di webinar Sì. che noi stiamo realizzando, ce ne sono già un paio previsti anche Sì. successivamente Sì, sul che sito di Planetech c'è il programma, per cui il prossimo è sulla Change Detection, sarà il 4 novembre, e poi abbiamo un ultimo per il 2016 25 novembre sull'estrazione di nuvole di punti e modelli 3D dalle stereocoppie. Io volevo aggiungere, giusto un'ultima informazione per chi ha seguito il webinar. Riceverete tutti quanti una mail con il link per scaricare il tutorial i modelli che sono stati forniti sono compatibili con email in 2016, per cui chi avesse bisogno di anche di licenze demo siamo appena a disposizione, scrivete una mail a sales@planetech.it oppure insomma, visitate il nostro sito. Niente, perfetto. quindi.
Volevo giusto segnalare, è stato già inserito il link all'interno della chat, comunque per rivedere questo webinar, per poterlo segnalare qualche collega, nel suo sito di Planetech, nell'area formazione webinar, trovate praticamente la sezione dedicata a questo webinar e quindi verrà inserito il link per poter rivedere la registrazione di questo webinar e quindi diciamo, c'è la possibilità di poter rivedere il tutto, passare ai colleghi. E per chi è interessato ad avere ulteriori chiarimenti, siamo chiaramente a vostra disposizione.